Senza paura, metti questi vincoli analogici e ti cercherà di più. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E veniamo al tema. Senza paura, metti questi vincoli analogici e ti cercherà di più. Ovviamente, se il video ti piace, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi fare una piccola donazione al canale, vai nella home page. Vai sotto il video e clicca su Super Grazie e fai una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, clicca sul tastino Abbonati e seleziona l'abbonamento che preferisci. E adesso veniamo a Senza paura, metti questi vincoli analogici e ti cercherà di più. Allora, cosa sono i vincoli analogici? Come si mettono i vincoli analogici rispetto ai vincoli logici? Allora, teniamo presente questo, il concetto di base qual è? Che se un uomo, o anche una donna, perché vale sia per gli uomini che per le donne, investe su di te energie, tempo, denaro, attenzioni, si coinvolgerà di più. Più investe in te, più si coinvolge. Meno investe, meno si coinvolge. Questo è un punto fondamentale da prendere in considerazione. Ora, per far investire una persona è necessario mettere dei vincoli, mettere delle condizioni. Questi vincoli, queste condizioni possono essere logiche o analogiche. Quelli logici non è che non funzionano, però funzionano soltanto se tu hai già coinvolto per consolidare. Qual è un vincolo logico? È un vincolo che viene dichiarato, diciamo, viene dichiarato. Quindi se tu dici a un uomo, io vado a letto con un uomo soltanto se prima siamo fidanzati e mi presento ufficialmente alla famiglia, per fare un esempio, stai mettendo un vincolo logico. Cioè gli stai dicendo, guarda che se non ci fidanziamo e se non mi presenti la tua famiglia, io a letto con te non ci vengo. Potresti dire, no, guarda che io a letto con un uomo vado solo se questo prima mi sposa. Butto sempre lì degli esempi, per farti capire cos'è il vincolo logico. Ora, il vincolo logico, se questo qua non aveva già deciso di suo di fidanzarsi con te o di sposarti, non accetterà, scapperà. Quindi di solito il vincolo logico mette in fuga. Infatti ci sono donne che mettono subito vincoli logici. Io se uno non fa questo o quest'altro, se uno non mi porta fino a Parigi per dire, non gliela mollo. Non è che vado al parcheggio del cimitero, se deve portarmi almeno un weekend fuori, ma non, diciamo, almeno minimo a Parigi, meglio, che ne so, a Londra, per fare un esempio. E quindi anche in questo caso, se tu dici queste cose, è ovvio che lui potrebbe non accettare, quindi non scappare, è più facile che scappi. Quindi i vincoli invece vanno messi analogici. Analogici vuol dire che a livello logico non devi dire niente, ma devi fare dei fatti. Ad esempio, cioè, se vedi che lui non ti propone, diciamo, che ne so, un weekend fuori o non quello che tu vuoi, insomma, tu lo penalizzi analogicamente, non gli dai la disponibilità, gli dici, guarda, sì, mi farebbe tanto piacere uscire con te, ma guarda, ho già un impegno questo weekend, mi hanno invitata a Parigi, per dire, no? Oppure mi hanno invitata qua a cena e magari facciamo un'altra volta, dai, ma sì, mi farebbe piacere, peccato che questo periodo ho tanti inviti, tante cose. E quindi tu non gli stai mettendo nessun vincolo, non è che tu devi invitarmi, ma analogicamente gli fai capire che se lui non fa qualcosa e non investe in questo senso, tu con lui non sarai disponibile. Se poi già dici analogicamente, mi hanno invitato al Grand Hotel a cena, poi evidente che il vincolo è analogico, ma lui capisce perfettamente che non ti può invitare da Ciccio Giropizza 5 euro,
perché sei una di un target completamente diverso. Ecco, quindi questa è la differenza. Tu devi senza paura mettere dei vincoli analogici, cioè il vincolo analogico è ti nego la disponibilità di vederti dicendo che sono impegnata a fare delle cose che vorresti che lui ti invitasse a fare. No, guarda, questo weekend sono fuori a fare un'escursione, mi ha invitato un mio amico a fare un'escursione, che ne so, in montagna, che a me piace tanto, e magari dai, facciamo un'altra volta, non ti preoccupare. E tu non gli stai dicendo, non gli chiedi niente, ma analogicamente gli fai intendere, gli stai dando le istruzioni. Quindi lo spingerai a fare qualche cosa per te, ad agire. Devi farlo ovviamente senza paura, cioè non devi avere paura che lui non ti cercherà, anzi, è molto probabile che se tu hai attuato una buona strategia di stimolazione, cioè l'hai stuzzicato emotivamente, è molto probabile che lui comunque ti cercherà, che lui sarà disposto a cercarti, sarà disposto a desiderarti, sarà disposto a fare delle cose per te, a investire su di te. Ovviamente, per farli investire ancora di più, devi somministrargli delle emozioni, ma già il fatto dell'indisponibilità, che è un rifiuto che si può, diciamo, vedere anche in modo simile oltre che all'abbandono, proprio un rifiuto, questo può avere le sue capacità fondamentalmente, può avere la sua possibilità. Quindi, e poi, quando interagisci con lui, farlo anche parlare, farlo aprire. Tieni presente che più si aprirà, più anche solo se investirà in una conversazione profonda, basata sulle sue emozioni profonde, sui suoi turbamenti, automaticamente in qualche modo avverrà un coinvolgimento. Quindi questo è, ma la cosa che devi fare è non avere paura, perché se tu hai paura di perderlo, hai paura che non ti cerchi più, beh, allora probabilmente non ti cercherà, ma soprattutto se ti cercherà in condizioni a te non favorevoli, invitandoti da Ciccio Giropizza 5 euro, invitandoti, diciamo, che ne so, in qualche altra situazione. Ecco, questo è un dato di fatto, no? Quindi devi imparare a gestire al meglio la situazione, devi imparare a mettere i vincoli analogici che sono proprio comportamentali e sono la base della seduzione, la base del coinvolgimento. Imparare a gestirli veramente ti darà delle chance in più per coinvolgere le persone che ti interessano. Bene, metti un like se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici.